Eccoci qua, ciao a tutti. Come procede questa quarantena forzata, questo stare a casa che ci porta a riscoprire e a vivere degli spazi che normalmente non viviamo, perché siamo sempre fuori di casa, siamo sempre fuori per lavoro, siamo sempre in giro in macchina, siamo coi mezzi, insomma. E proprio per questo motivo, per lo stare a casa e in questi giorni, nei nostri studi che continuiamo a fare, che continuiamo sempre a formarci come situazione, abbiamo trovato una cosa molto interessante che probabilmente tutti noi in questo momento ci siamo resi conto perché siamo a casa, abbiamo il tempo e apriamo le finestre, cioè approfittiamo anche delle belle giornate che il tempo ci sta regalando. E cambiamo molto l'aria in casa, cioè facciamo veramente molto ricircolo d'aria e questo tante volte non è possibile quando lavoriamo perché siamo di corsa, perché magari si va via in famiglia ad orari diversi, quindi è un po' impensabile cambiare l'aria mentre qualcuno è ancora nel letto o in bagno o viceversa, insomma, come situazione. E abbiamo trovato questa tabellina che fra poco vi pubblicheremo qui sotto, dove viene indicato a grandi linee, ovviamente, perché dipende dal volume della stanza e dall'apertura delle finestre, ma il tempo che ci vuole per cambiare l'aria in una stanza. E questo varia molto in base al tipo di finestra, apertura a ribalta, vasista o apertura classica. Se è una stanza o una situazione di abitazione in cui si può far corrente, quindi se hanno almeno due lati in cui si può aprire aria e far circolare, oppure se è una situazione dove abbiamo un monoaffaccio, cioè ci affacciamo solo da un lato. E credo che questo sia molto importante, non solo in questo momento di emergenza dove abbiamo bisogno di cambiare aria e di ossigenare quelli che sono gli ambienti dove viviamo, ma è proprio una prassi che è importante mantenere perché la qualità dell'aria della nostra casa fa sì che il nostro corpo sia meno soggetto a microbi, batteri, infezioni. E di questa cosa, tra l'altro, ne parleremo con un tecnico specializzato. E queste video interviste che avevamo iniziato sono state terminate per forza, diciamo per forza superiore, ma riprenderanno appena potremo avere di nuovo contatti. E quindi vi dicevo, anche con lui parleremo più nel dettaglio di come si formano le muffe e le condense in casa, che cosa comportano e come risolverle, ma una cosa più semplice può essere quella di come e quanto aprire le finestre delle case. E questa tabellina che adesso vi pubblicherò è molto specifica perché dice, per esempio, quando abbiamo la possibilità di fare corrente nell'abitazione, cioè di poter aprire su due lati, in un periodo come questo, indicativo, che siamo un inverno primavera inoltrata, indicativamente possiamo andare dai 4 ai 12 minuti, in questo modo che abbiamo completamente cambiato l'aria delle nostre case. Se fossimo in pieno inverno, ovviamente per un fatto anche di calore, bastano 2-4 minuti. In estate, visto che abbiamo la possibilità, ma lì di solito non è un grosso problema, si va dai 12 ai 20 minuti. Attenzione, è importante però anche se abbiamo l'aria condizionata, perché è comunque condizionata. L'aria normale ha degli altri benefici. Se invece non abbiamo l'apertura senza corrente, in questo caso qui dobbiamo quasi raddoppiare, cioè va dai 6 ai 25 minuti in questa stagione. Oppure con l'anta ribalta, che può andare anche questo dai 6 ai 25 se facciamo corrente, o addirittura da un'ora e mezza a 3 ore. Se non possiamo far corrente, è ovvio che lo spioventi in quelle situazioni non fa circolare molta aria. Credo che l'aria oggi sia molto importante, ci rendiamo tutti conto di che aria diversa stiamo respirando, perché l'inquinamento sicuramente non c'è, e anche le nostre abitazioni che adesso stiamo vivendo in maniera importante, perché solitamente non passiamo tutte queste ore in casa, è importante la qualità dell'aria. Perciò noi abbiamo trovato questa informazione, ci è sembrata carina condividerla perché sono sempre informazioni utili e speriamo che questa quarantena finisca presto e torniamo tutti ai nostri ritmi di vita. Nel frattempo ci vediamo nelle prossime pillole. Ciao a tutti!